degli attacchi precedentemente dal movimento del meeting in unità per le rosoline per i lavori di sbancamento incontrato a Timpa Rossa, sì, contro la torre. E in cui si diceva se il sindaco fosse a conoscenza di questi lavori o meno, se fossero stati autorizzati o meno. In un luogo, peraltro, si sottolinea, in un luogo dove c'è e si insiste il vincolo paesaggistico. Io molto spesso leggo sui giornali attacchi rivolti al sindaco e faccio una riflessione: ma perché lanciano l'attacco al sindaco e non pongono la domanda in maniera diversa? Cioè, se uno vuole segnalare una violazione di qualcosa, qual è il motivo che deve far precedere questa segnalazione da un attacco al sindaco senza che si sia posto questo soggetto cittadino o gruppo di cittadini o movimenti politici, si sia posta la domanda di poter dire, per esempio, mi informo prima, conosco prima le questioni di cui devo parlare e poi segnalo se c'è una responsabilità. Bene, in quei giorni il sindaco si trovava in Germania per questo viaggio istituzionale e non ero a conoscenza, ho solo letto questo attacco, al quale ho immediatamente, già che ero lì, invitato l'ufficio, telefonicamente l'ufficio, il responsabile dell'ufficio urbanistica e l'assessore all'urbanistica, l'architetto Listro, che è qui con me, per andare immediatamente a verificare di cosa si trattasse, perché non è che il sindaco può essere costantemente presente in ogni luogo, in ogni dove, eccetera eccetera. Probabilmente questi del meetup sono transitati da quella parte e si sono accorti. Non è che tutti si possono accorgere o tutti debbono avere costantemente contezza di ciò che accade. Ci sono momenti in cui anche quando le cose accadono, se si è violata una norma di legge, la legge appunto punisce i trasgressori con le sanzioni che vi competono. Che cosa è accaduto? Il responsabile dell'ufficio urbanistico e l'assessore, l'architetto Listro, si sono, con i vigili urbani, recati sui luoghi, hanno verificato la documentazione, hanno verificato l'autorizzazione che la ditta non solo aveva affisso sui luoghi, ma hanno potuto constatare il contenuto dell'autorizzazione, e quindi esiste di fatto un'autorizzazione a eseguire delle opere di bonifica, di spietramento del terreno, eccetera eccetera, e questa autorizzazione è tuttora valida, in corso. Si è verificato che in un'altra particella di terreno limitrofa a questa parte autorizzata si era proceduto a eseguire un'altra opera simile, per cui l'ufficio ha attivato tutte le azioni amministrative tese alla verifica delle autorizzazioni necessarie. Lo stesso sopralluogo è stato fatto anche alla presenza dei vigili urbani, dei carabinieri interessati, e si sono fatti i relativi verbali che sono stati inviati agli organi competenti per la verifica delle situazioni di eventuali violazioni urbanistiche. Quindi
Da questo punto di vista, l'amministrazione comunale ha operato in conformità a ciò che sono le sue competenze. Non so se l'assessore, in questo senso, che era presente, ha maggior conforto, può adesso chiarire ancora meglio gli aspetti. Ma io ritengo che a nessuno è consentito dire grossolane stupidaggini su questioni che nemmeno si conoscono, perché in quell'articolo è stato associato un altro intervento sulle serre di Rosolini, e insinuando che il sindaco non sarebbe intervenuto perché evidentemente aveva un interesse a non intervenire. Questa speculazione di sciacalli deve essere debellata. Gli sciacalli devono fare gli sciacalli e lo possono fare nelle forme in cui loro intendono farli, anche in queste forme. Gli amministratori comunali di Rosolini, che sono persone serie, competenti fino all'estremo grado, e che non vogliono lasciarsi trascinare nella palude in cui questi sciacalli sguazzano, hanno il dovere di assumere posizioni e azioni amministrative in conformità a ciò che la legge dice. Abbiamo sviluppato le nostre azioni amministrative nell'uno caso e nell'altro caso secondo quello che compete a un serio, capace e competente amministratore comunale. Quindi le carte sono tutte qui, chiunque abbia interesse ha semplicemente la compiacenza di venire a visionarli, a richiederne copia. Laddove ci fosse un interesse leso, ha il diritto di denunciare pubblicamente chiunque, fosse cittadino, fosse amministratore comunale, ma non consentiamo a nessuno di speculare in maniera indiscriminata e superficiale su questioni serie che meritano di essere trattate con la serietà appunto che il caso richiede. Noi trattiamo tutte le questioni con la serietà, la competenza e secondo in conformità alle norme di legge vigenti nelle materie di fattispecie. Quindi su questa questione noi abbiamo ben operato e adesso l'assessore Vistro potrà ancora meglio chiarire i contorni di questa vicenda. Sì, assessore, se può chiarire l'oggetto dei lavori qual è, se si tratta di ammodernamento oppure di costruzione. E poi pare di aver capito che una parte dei lavori erano autorizzati, quindi in regola, e una parte invece forse no. No, di fatto si tratta di una bonifica di un terreno. Di un terreno era fisso sui luoghi una autorizzazione rilasciata dalla sovrintendenza in cui era enunciato un po' le fasi dei lavori. Le fasi dei lavori consistevano nel rimuovere lo strato di terreno vegetale, nel procedere allo spietramento sia con mezzi meccanici che manualmente, e poi di ricomporre di nuovo lo strato di terreno vegetale per poi poter consentire delle colture più intensive. Di fatto si trattava di questo. L'unica anomalia che abbiamo riscontrato nel sopralluogo e nell'andare a visitare il cantiere è che c'era una fervente attività dovuta a diversi escavatori
e diversi mezzi meccanici che si muovono nel cantiere, e la vastità è quella che ha fatto un attimino, diciamo, impressione. Di fatto, andando a richiedere la documentazione, abbiamo visto che buona parte delle particelle interessate dai lavori erano autorizzate. Dico buona parte perché poi, andando a fondo nei giorni successivi e richiedendo tutte le autorizzazioni in essere, abbiamo visto che alcune particelle non erano dotate di questa autorizzazione, per cui il cantiere era attivo in parte in regola e in parte, diciamo, no. Di questo si è trattato. Successivamente hanno prodotto la documentazione definitiva, c'è stata una sospensione cautelativa nelle more dell'acquisizione dei documenti e ora si sta procedendo a un'ulteriore verifica nei confronti non solo della soprintendenza ma anche degli altri organi coinvolti. In questi giorni daremo una risposta. Volevo dire un'ultima cosa, mi diceva se poi a conclusione dei lavori si addiveniva alla realizzazione di qualche manufatto. Nessun tipo di manufatto è previsto semplicemente la ricostituzione dello strato vegetale per poter mettere a dimora piante e favorire colture in quella zona che ha poco strato di terreno. Questo è quello che è scritto nella documentazione e le opere che stanno facendo. Rimaniamo in tema urbanistico, così coinvolgiamo anche il sindaco e assessore ai lavori pubblici. Per quanto riguarda le ultime novità sulla caserma dei carabinieri, sulla mancata costruzione della caserma dei carabinieri Rosolini, che al di là dell'edificio comporta naturalmente una forte presenza sul territorio da parte dei militari dell'arma. E su questo tema della caserma dei carabinieri io so che ho avuto notizia che c'è stata una conferenza stampa di un movimento politico, forse Piazza Civica, e che non ho ancora ascoltato questa conferenza stampa, ma so, mi è stato riferito, che qualcuno di questi rappresentanti abbia additato delle responsabilità a questa amministrazione comunale, anche a questa amministrazione comunale, e per quello che ho letto sul giornale credo che si diceva anche che questa amministrazione comunale ha eliminato dal piano regolatore generale la caserma dei carabinieri. Bene, io credo di dover rispondere nei prossimi giorni con una circostanziata relazione su questi aspetti, ma sin d'ora posso dire le bugie hanno le gambe corte. Questi bugiardi che hanno sostenuto l'idea che questa amministrazione comunale abbia tolto la caserma dei carabinieri dal TRG potranno constatare, forse per loro l'amara sorpresa, per noi è la normale, come dire, amministrazione dei fatti, che la caserma dei carabinieri non è mai stata eliminata dal TRG. Sarebbe bastato che questo novello Le Corbusier, o geometra di riferimento di Piazza Civica, avesse dato un'occhiata più completa al TRG, a quello che è accaduto, e si sarebbe accorto che la caserma dei carabinieri esiste ed è collocata all'ingresso del comune di Rosolini, sotto a valle. Perché è collocata a valle? Perché quando si è presentato il progetto della caserma dei carabinieri è stato fatto il progetto, però poi negli anni in cui sindaco non era né Corrado Calvo né Nino Savarino, questa caserma dei carabinieri non venne mai realizzata, anzi si doveva realizzare con un mutuo che non fu mai attivato. Nel frattempo però
si sono succeduti tanti amministratori e tanti assessori. Uno di questi assessori mi sembra che recentemente fosse proprio questo novello Le Corbusier, o meglio descritto come geometra, forse come si chiama, di Stefano, che ha parlato, il quale era assessore all'urbanistica e ai lavori pubblici. E come mai non ha mosso un dito per dare seguito alla realizzazione della caserma, alla eventuale salvaguardare l'area che era destinata a caserma, e invece noi ci siamo ritrovati con un ricorso della ditta proprietaria perché nel 2008 scadono i vincoli preordinati all'esproprio delle aree ricadenti nel piano regolatore generale sulle quali bisognava fare delle opere pubbliche. Perché non ha provveduto dal 2008 al 2013 a sviluppare azioni amministrative urbanistiche che consentissero di salvaguardare quella caserma dei carabinieri e realizzarla? Noi ci siamo ritrovati, ci siamo insediati nel 2013, i vincoli del PRG erano scaduti, i cittadini proprietari hanno presentato ricorso, il TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, ha nominato un commissario ad acta, il quale si è sostituito agli amministratori, ha fatto la variante puntuale per quell'area per la quale il cittadino ha il diritto di avere riconosciuto il cambio di destinazione, glielo ha cambiato, non glielo abbiamo cambiato noi, ma la legge glielo ha cambiato, il tribunale, il magistrato glielo ha cambiato, la variante è stata realizzata. Il Ministero dell'Interno ha detto che non è più interessato da tanti anni alla realizzazione della caserma dei carabinieri a Rosolini, nonostante questa amministrazione comunale abbia chiesto non solo la realizzazione della caserma dei carabinieri, ma anche il presidio della polizia, il presidio della Guardia di Finanza. Però queste attività non... Cosa abbiamo fatto? No, nel mentre il commissario ad acta approvava la variante con il cambio di destinazione d'uso della caserma, dall'altra parte è stata individuata la nuova area dove ricollocare la caserma dei carabinieri di Rosolini, nell'attesa che il Ministero dell'Interno abbia la volontà di realizzarla e dia al comune i fondi necessari per realizzarla. Quindi tutte le bugie clamorose che sono state dette su questa vicenda sono bugie figlie più di una azione di contrasto all'amministrazione comunale sul piano politico, ma non certamente figlia di una seria riflessione e proposta, oltre che protesta, rispetto alle cose che bisognerebbe fare e alle cose per come stanno. Avremo modo nei prossimi giorni di soffermarci con una conferenza stampa anche su questa vicenda per dare appunto il giusto valore alla questione e far comprendere a taluni sprovveduti che prima di parlare occorre sempre conoscere, sapere, informarsi. Questi tre elementi, queste tre virtù sono per larga parte sconosciute a larga parte del ceto politico di questa città. Quindi su questa parte ritorneremo. Assessore, io penso di avere chiarito, se voi... Volevo semplicemente dire che nella rilocalizzazione dell'area da destinare a caserma, che comunque
deve essere sempre il ministero poi a confermare questo. Si troverebbe di fronte all'AGIP? Di fronte si troverebbe dove c'è il Pedemarchio. Si trova in prossimità della rotatoria fra l'ex di meglio, diciamo, il supermercato e il blocco della zona D dove c'è Pedemarchio. Tra quelle aree erano aree che in parte erano già destinate a servizi, che addirittura una prevedeva una scuola e un'altra è rimasta un'area di risulta dopo la realizzazione della rotatoria in prossimità della via Loro. In quell'area lì abbiamo pensato, anzi abbiamo localizzato certamente la previsione della caserma. Non volevo aggiungere altro, diciamo, in una posizione più baricentrica, più centrale tra l'altro, rispetto all'asse del Paolo Orsi, diciamo. Solo questo. Forniremo tutta la documentazione necessaria a comprendere i fatti per come sono avvenuti dall'inizio fino alla data odierna. Grazie.